Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo vlog. Oggi per me sarà un vlog comunque misto di vita vera. Oggi è sabato, quindi vi portiamo con noi nella nostra quotidianità, ma soprattutto siccome è stata l'ennesima settimana molto impegnativa, molto, perché purtroppo un'altra sfiga si è abbattuta su di noi, ma prendiamola a ridere che è meglio. Praticamente mia sorella è caduta e si è fratturata il ginocchio. Quindi è stata una settimana terribile, avanti e indietro di nuovo con l'ospedale. Non gli hanno ingessato il ginocchio, gli hanno messo uno di quei tutori che poi abbiamo comprato noi in quelle specie di negozi che sono forniti di presidi ortopedici, eccetera, eccetera. Però ha il ginocchio giustamente bloccato, deve stare a riposo. Ho la casa, ragazze, vuoi per la non voglia, perché ero stanca morta, vuoi per tutti questi impegni, un delirio. Come potete vedere anche qua, ieri sera sono crollata e non ho né scaricato la lavastoviglie né caricata. Mi faccio un giro con voi per farvi vedere, scusate l'ombra, per farvi vedere in che condizioni è. L'unica cosa che è rimasta sana, e neanche più di tanto, è la cameretta, perché i letti sono già fatti, perché Christian, Adele e Asia ieri si sono addormentati sul divano e hanno dormito sul divano. Però io devo capire anche a cosa dare la priorità. Oggi poi devo spacchettare un pacco che mi è arrivato da un'azienda che si chiama Dalfilo, che ringrazio di avermi omaggiato dei loro prodotti, e sono delle lenzuola che ho scelto e che appunto devo mettere in lavatrice per poi fare il cambio lenzuola abitudinale del fine settimana. Noi di solito, cioè io di solito le dipende poi, le lenzuola le cambio a volte due volte a settimana, metà settimana e fine settimana, oppure una volta a settimana, che può essere il sabato, la domenica o il lunedì, dipende quanta allergia abbiamo io e Adele. Se vedo che stiamo starnutendo molto, devo rinfrescare il materasso, insomma, e tutto, passare l'aspirapolvere, perché io e Adele siamo allergiche agli acari. Quindi ho un'altra lavatrice in questo momento che sta andando, e poi spacchetteremo insieme queste lenzuola che sono bellissime così. Allora, questa è la situazione del salone. Come potete vedere c'è di tutto appoggiato. Qua ci hanno dormito, quindi c'è la parte che estende il divano aperta. Ci sono anche i pupazzi delle bambine qua in mezzo. Qua c'è il computer portatile appoggiato perché ci stavo lavorando. E qua la cucina è un macello. Cose da rimettere a posto che sono appoggiate in giro, ma io la cosa che odio è svegliarmi la mattina e vedere il lavandino in queste condizioni, ma ieri non ce la potevo fare, quindi iniziamo queste pulizie insieme. Qua ragazze, sono pronta praticamente a spacchettare il pacco che mi ha inviato questa azienda che si chiama Dalfilo. Dalfilo è una startup digital nata da una bottega tessile bergamasca, e con un unico obiettivo: rivoluzionare il mondo biancheria. Allora, io ho scelto praticamente un completo matrimoniale e ha lenzuolo con gli angoli di sotto, lenzuolo di sopra e due federe, e ho scelto la colorazione pesca e crema, che comunque si adatta a ogni stagione. Sono dei colori abbastanza freschi e sinceramente ho pensato anche al copriletto che ho in questo momento, alle colorazioni, perché io non sto a cambiare molto il copriletto durante le stagioni, e quindi ho pensato che ci stesse veramente bene questa colorazione. Questo completo lenzuola è in percalle, è un tessuto molto soffice e delicato ed è perfetto comunque in tutte le stagioni, grazie alla sua proprietà termoregolatrice. Regola infatti la temperatura corporea mentre si dorme. Dalfilo ha anche i classici come il bianco cotone, crema, grigio perla e caffè latte, e due tinte più estive, il pesca e il menta.
Un'altra nota positiva dei completi di Dalfilo: sono molto semplici da mantenere. Infatti si lavano in lavatrice a 40 gradi con centrifuga a 800 giri. Vedrete poi che più li lavate più diventano morbidi, e questa è una delle caratteristiche magiche del Percale. Allora, io adesso sto mettendo le lenzuola in asciugatrice e naturalmente sto lì a sniffare il profumo della morbidente, che poi questo lenzuolo ha assorbito tantissimo ed è una cosa che a me piace delle lenzuola perché ditemi a chi non piace entrare nelle lenzuola profumatissime. Quindi aspetto praticamente che si asciughino per poi rifare il letto. Naturalmente, per l'acquisto di queste lenzuola o dei prodotti Dalfilo avrete un codice sconto Gabri Dalfilo ed è comunque un codice cumulabile con le altre offerte presenti nel sito. Quindi, ragazze, approfittatene se volevate acquistare della biancheria per il letto, perché comunque è un'azienda validissima. Naturalmente, ragazze, io non sono persona che stira le lenzuola. Per fare questo video e farvi vedere comunque come risultano le lenzuola nel letto, ho dovuto utilizzare l'asciugatrice e vi dico la verità che in queste giornate di caldo afoso non l'avrei mai fatto. Quindi cerco di ovviare il problema, almeno nelle parti visibili del letto, col ferro da stiro per appunto togliere le pieghe che si sono formate. Contate, come vi ho detto prima, che queste lenzuola più le lavi più diventano morbide, quindi questa cosa delle pieghe che avete visto in questo momento si andrà ad attenuare piano piano. My cravings for you so shameless. Can't get enough. I've lost you. But I need you, and you're off my radar now. I've lost you. Telling you that I need you, but you're off my radar now. I'm like an outcast from pillar to post. There's no denial, I'm chasing ghosts. I'm like an outcast from pillar to post. Hitting you up, but I'm stuck on hold. Is it really a bad reception out there? Where are you heading? Why ain't gravity pulling you in close? E per quanto riguarda la camera da letto, ho terminato. E sono felicissima di come stanno queste lenzuola sul mio copriletto, ma adesso passiamo direttamente alla cucina, che è la parte in cui mi voglio focalizzare di più, cucina e salone, perché come vi ho detto prima le ho lasciate in condizioni pietose e ci sono un bel po' di cose da fare. Fatemi sapere nei commenti, perché in questo periodo io sono in fase di preparazione alla scuola, al rientro a scuola delle bimbe. Se avete già acquistato tutto, come fate per risparmiare. Io per esempio non sono di quelle che va a comprare, a parte l'astuccio e il diario, che comunque si rovinano, anzi diciamo che Adelaasia li hanno completamente distrutti, però io di solito appunto compro astuccio e diario. Ci sono molte persone addirittura che so, mi hanno detto, ma anche lo vedo, che comprano ogni anno uno zaino nuovo. Io non sono molto d'accordo su questa cosa, naturalmente uno fa quello che vuole con i propri soldi, però nella modalità in cui mi ritrovo adesso, naturalmente cerco di risparmiare perché comunque lo zaino di Asia è stato preso l'anno scorso, che ha iniziato la prima elementare, mentre quello di Adele ormai ce l'ha 4 anni, però addirittura è ancora in vendita, lo si trova in vendita su Amazon e praticamente devo solo pulirlo. Fatemi sapere i vostri acquisti, cosa ricomprate ogni anno per i vostri bimbi, così chiacchieriamo anche un po' nei commenti.
left town, but there's something about you, something about you I like, about you I like. Allora ragazze, negli scorsi vlog vi avevo parlato di aver fatto un mega ordine Chogan. Sono anche diventata rappresentante, ma principalmente per avere il 50% di sconto. E ora vedete in azione il Degreaser Plus, spero di averlo detto bene, che è praticamente il prodotto di cui mi sono innamorata, me l'aveva fatto vedere la cugina di Christian, e in questo momento l'ho spruzzato nello sporco di una pentola che non è andato via, è tutto incrostato. Allora, questo prodotto io lo sto utilizzando per tutta la casa. Vi ho parlato anche nello scorso vlog del fatto che mi ha aiutato in 3 minuti a pulire la cappa, che non pulivo da un sacco di tempo, quindi era in condizioni pietose. E vi giuro ragazze, ci ho messo 5 minuti lasciandolo agire 5 minuti sul grasso. Naturalmente è un prodotto molto aggressivo, quindi nella cucina lo spruzzo, e passo subito il panno umido e mi aiuta a tenere la cucina pulita. Naturalmente nelle zone ostinate, a parte il marmo che lo macchia, cioè tende a sbiancarlo, se si dice così, in tutte le altre zone lo lascio agire. Per esempio qua sto pulendo bene la cucina, perché poi ragazzi, io ho un difetto: quando inizio a fare le pulizie dico che Gabriella, non soffermarti troppo in una zona, perché comunque devi fare a grandi linee tutta la casa. Poi mi capita sempre che inizio la cucina e smonto tutto, cioè anche cose che non mi ero prefissata di fare. Quindi se questo vlog l'ho iniziato dicendo che pulisco tutta la casa, magari non la pulisco proprio perché mi focalizzo più su una cosa. Qua ho spruzzato il Degreaser Plus sui miei fornelli, che la verità ragazze sono molto rovinati, perché da ignorante, vedete lo sporco che è uscito, da ignorante avevo messo le parti della cucina in lavastoviglie e si erano tutte ossidate. Quello è un errore proprio di ignoranza che ho fatto io, però questo prodotto mi aiuta a togliere proprio tutto il grasso. Questo invece è lo Splendivetro, vedrete proprio vari prodotti dell'ordine che ho fatto Chogan utilizzati in questo video. Lo Splendivetro è un semplice detergente per vetri, ma come ho detto nell'altro vlog potrei farne anche a meno, però del Degreaser Plus no. Infatti qua onde evitare che la cappa rimanga, cioè ritorni alle condizioni precedenti, lo spruzzo proprio per togliere tutti gli schizzi della roba da mangiare che sono arrivati, che vi dico la verità non so neanche come fanno ad arrivare fino a lassù, però c'erano. E qua vi faccio vedere semplicemente quanto è facile togliere queste incrostazioni con questo prodotto. Se volete acquistarlo troverete comunque il link dei prodotti Chogan nell'info box. Questo è un altro prodotto Chogan che ho acquistato, è il Bagno Lux. Voi direte, ma se c'è scritto bagno, perché Gabriella lo sta utilizzando nel lavandino della cucina? Semplicemente ragazze, perché ha del brillantante, è un anticalcare e mi fa brillare l'acciaio, quindi lo utilizzo anche magari nel forno, non all'interno, all'esterno, e tutte le superfici in acciaio le fa letteralmente brillare. Quindi la verità, lo sto usando più in cucina che in bagno.
finalmente passo a mettere a posto la zona del salone. Ragazze, le mie bambine, ma anche Christian, anche io, abbiamo detto praticamente che questo divano è stato l'acquisto migliore che abbiamo fatto nel 2023. Perché davvero è a formato famiglia. Infatti ci capita tantissime volte di metterci qualcosa alla televisione e ci ritroviamo tipo alle 4 del mattino tutti quanti sdraiati ancora nel divano. Quindi è diventato una specie di letto. Questo l'avevo comprato da Conforama e ve lo straconsiglio se avete gli spazi a casa per poterlo mettere, perché insomma, se avete anche una famiglia, due figli, insomma una famiglia numerosa, è bellissimo sdraiarsi nel divano e mettersi un film, qualcosa da guardare. E non vedo l'ora che arrivi l'autunno, comunque le giornate, quelle piovose che piacciono a me, senza le malattie delle bambine, perché è solo quella la parte che mi piace dei mesi comunque più freddi, per metterci col plaid, con la coperta e guardare la televisione tutte insieme. Sono in macchina in condizioni pietose perché mi sono messa una maglietta al volo e un pantaloncino, perché purtroppo con la questione che Maria Paola si è fratturata il ginocchio, non ha la patente, non ha la macchina, comunque l'avrei dovuta accompagnare io a fare la spesa, però non si può prendere neanche le cose proprio basilari della giornata. Quindi sono esattamente le 16:09, c'è un caldo che si muore perché la macchina segna 40 gradi, ma devo assolutamente andare a farne un po' di spesa, gliela porto e poi se ho le forze continuerò le pulizie. Però vi dico la verità, quello che mi ero prefissata di fare oggi, bene o male l'ho fatto, perché volevo focalizzarmi di più sul salone e comunque fare il cambio di lenzuola per farvi vedere queste meravigliose lenzuola ad alfilo. Come vi ho detto nel voiceover, non è mia abitudine stirare assolutamente le lenzuola. Di solito con questo caldo io le stendo, ma siccome dovevo fare questo video ho utilizzato l'asciugatrice, che naturalmente, come sapete, stropiccia molto, quindi ho passato in quella maniera il ferro da stiro proprio per farvele vedere ordinate. Tanto io sto già sudando, però vi posso assicurare che con questo caldo, ma comunque anche in inverno per chi ha la possibilità e chi stende fuori, basta stenderle bene, e cioè a me va bene, non ho la mania delle lenzuola, come non stiro la maggior parte delle cose, quindi chiudete un occhio un po' per questa cosa. Andiamo a fare la spesa, continuiamo questo sabato e poi ci aggiorniamo più. Ed eccomi al rientro a casa, questo è il pomeriggio, praticamente erano le 5:30 di sera, perché come vi ho detto prima, se io inizio a fare le pulizie di casa mi perdo in tantissime cose, quindi mi ero prefissata di pulire il bagno, almeno i sanitari in terra eccetera eccetera, quindi anche se è tardi lo faccio lo stesso, perché comunque avevo degli impegni, cioè andare a fare la spesa, che mi spezzavano la giornata, però se io mi metto in testa di finire quelle cose durante la giornata, le devo finire, se no sto proprio male.
Allora ragazze, questa è la fine di questo video pulizie, spero di avervi dato tanta motivazione. Mi raccomando, se volete acquistare le lenzuola dal filo troverete nell'info box praticamente i link e tutte le informazioni. Io vi do un bacio e vi do appuntamento al prossimo vlog. Ciao ciao!